Ciao, io sono Francesco, potatore certificato, e oggi vi faccio vedere questa pianta che ho riformato da ombrello. Era una delle peggiori che abbia mai incontrato nella mia storia, perché era bassissima, con un sacco di branche tutte incrociate, un sacco di colli, e questo è il risultato dopo 3-4 anni, credo, se non ricordo male. Ve l'ho già fatta vedere in qualche video precedente. Ora vi farò vedere il risultato prima e dopo. Se volete vedere anche il video di tutte le operazioni che vado a fare adesso, lo trovate nell'area didattica. Seguimi anche su Instagram, dove comunque ti faccio vedere sempre cosa faccio tutti i giorni, ti faccio delle domande, faccio dei sondaggi, faccio cose per aiutarvi comunque ad imparare sempre qualcosa di nuovo sull'olivo, quindi seguimi. E ora poto la pianta e poi te la faccio vedere. Ed eccoci qui con la pianta finita. Ho dovuto modificare un po' le cime per riequilibrare le distanze tra loro. Qui, come vedete, ad esempio, sono andato un po' più sulla destra, perché abbiamo il problema che, essendoci quella siepe dietro, non ci manca praticamente una branca che non vuole crescere, perché tutti i succhioni nuovi tendono ad andare verso l'interno in quella zona. Quindi l'unica soluzione è spostare un po' queste branche laterali verso la siepe, quindi facendo delle scelte con delle cime più esterne, più verso la siepe. Sotto vedete che abbiamo già tanti rami, guardate che belle branche secondarie, che bel volume di chioma in basso. Ad esempio questa, l'ultima branca, e l'ho rispostata un po' la cima verso sinistra, proprio per andare a chiudere quel buco che rimane in mezzo e per riallontanarsi da questa, in modo che ancora in qualche anno equilibreremo anche meglio proprio le distanze tra una branca e l'altra.